amici, ben trovati qua dallo stadio Stefano Lotti. Oggi Buonzi affrontano per la terza volta, speriamo questa volta decisiva, la prospettiva grossa di quello che è il recupero della 26esima giornata del girone di eccellenza. Vado ai regalgani per il GSP2.com, affiancato in questo dato compito da Fabio Lubrani. Ciao, buon pomeriggio, siamo qua ovviamente in grado perché tratta per noi di riprendere con i telematici. Abbiamo poi Beatrice Uvelli alle riprese. Io in mancanza di questa mattinata Parelli, mi trovo anche da regista, intanto il nostro fotografo ufficiale Ilario Uvelli. Le formazioni, nel frattempo possiamo far partire la sigla. Eccoci. Quello che riguarda Poggi Bonzi si schiera con Dio, Palestra, Ciò, Galbiano, Ticci, Nicco, De Pasquale, Croce, Cicari, Mazzoni, in panchina, Cannelloni, Batoni, Rustici, Caponi, Antonaccio, Panerai e Galasso. Allenatore dei giallorossi Valdezzani è Alessio Bifini, grossetano puro sangue. In una sportiva grossete risponde con Vincentini, Cosimi, Sabatini, Berretti, Ciolli, Mesinovic, Faenza, Raito Vento, Boccardi, Migiotto. In panchina Cipollone, Lazzini, Olivano, Toni, Zoppi, Corradi e Vegnaduzzo. Andrea Panini, Fabio Tarincone, signor Alessio Vincenzi, per la sezione di Parma, primo assistente, signor Samuele La Rosa, della sezione di Firenze, secondo assistente, della sezione di Prato. Entrando in campo Fabio. E dunque ci sono diverse defezioni da cui far fronte questo pomeriggio. Abbiamo visto la rosa del Grosseto che praticamente propone in porta Nunziatini, quindi l'altro giocatore di esperienza che va in panchina è Cipolloni. Penso che sia il ritorno dell'audio che avevamo sulla schermata iniziale. Regolarizzato di togliere l'effetto audio che c'è sotto. Thank you.
squadre si sono posizionate. È tutto pronto, qui sono le 15:01. L'arbitro attende che le squadre si posizionino correttamente. Il Grosseto attaccherà dalla sinistra dei vostri teleschermi verso destra con il completo tradizionale, maglia rossa, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi. Poggi Bonzi con maglia bianca con inserti centrali verticali giallo-rossi, pantaloncini neri, calzettoni bianchi. È tutto pronto. Partita iniziata, sono le 15:01 ai nostri orologi. Assai inferiore la presenza sugli spalti degli spettatori rispetto alla partita disputata domenica 25 marzo. Partita che, ricordiamo, il Grosseto aveva meritatamente vinto fino all'84esimo per 2-0. Poi l'infortunio dell'arbitro Moretti ha vanificato tutto e quindi il Grosseto dovrà cercare di riconquistare questa vittoria, soprattutto dovrà non perdere, importantissimo in vista della volata playoff. Minimo, sarebbe importante strappare un pareggio, non sarà facile perché il Poggi Bonzi ha recuperato pedine importanti, il Grosseto invece ha ulteriori defezioni. Manovra il Poggi Bonzi con Capitan Galbiati, allontana la difesa biancorossa con il colpo di testa di Mesinovic, palla in fallo laterale, due minuti ancora da scoccare al cronometro, 1:40 per la precisione di gioco, 0-0. Palla in avanti, scodellata dal numero 3, Ciolli, raccolta da Nunziatini. Rinvio di Nunziatini, palla conquistata da Boccardi. Serve Faenzi gli ritorna alla sfera, ma fa buona guardia il numero 6 May, palla in fallo laterale. Rimessa per il Grosseto, si appresta a rimettere in gioco Cosimi, serve Berretti, ricordiamo ex di turno, Mesinovic in avanti, prova a servire Vento a vuoto, poi Vento riesce a recuperare la sfera, serve Sabatini indietreggia, poi mette in mezzo, prova per la testa di Vento, ma c'è la guardia attenta da parte di May, palla in fallo laterale per il Grifone. Berretti, palla liftata per Sabatini, poi arriva questa punizione per il Grosseto, questo fallo su Nigiotti, giusta la decisione dell'arbitro De Vincentis della sezione di Taranto, è stato mandato a dirigere un interregionale. Fabio, siamo al paradosso che, come avevamo detto nella partita precedente, sarebbe addirittura quasi meglio che il Poggi Bonzi perdesse, insomma. Questo è un discorso che riguarda ovviamente il mero calcolo dei playoff, e che con il Grosseto staccato da 10 punti dalla seconda non si disputa la post season, quindi sicuramente per
per disputare al Poggi Bonzi dovrebbe fare quasi un regalo al Grosseto. Vediamo questa punizione battuta col sinistro tagliato, va con il bagger di Iorio, primo calcio d'angolo per Grosseto, quindi andiamo a seguire questo calcio d'angolo. Va Berretti, poi magari successivamente recupereremo quella parte di discussione che abbiamo saltato per via della sigla che andava a ripetizione qui. Mi sono appena scusato con i nostri utenti, però è partita un po' a ripetizione la sigla. E andava in loop, come si suol dire. Berretti batte il primo corner della partita, lo specialista dei calci piazzati del Grosseto. Berretti scodella, nessuno riesce a deviare il pallone, nessun biancorosso, lo recupera la palla Nigiotti, vince un contrasto, l'ultimo tocco però è proprio di Nigiotti, sarà rimessa per i Valdelsani. Grosseto che è sempre in avanti, sta manovrando con una certa insistenza. Cade Nigiotti tra due giocatori, tutto regolare, è un contatto di gioco. Probabilmente, no, non era Nigiotti, era Boccardi. Probabilmente l'attaccante grossetano si aspettava un fischio, sarebbe stato veramente troppo generoso. Riparte il Poggi Bonzi sulla fascia destra con il numero 3 Ciolli. Tocco dell'omonimo Ciolli, capitano biancorosso, e palla in fallo laterale. Quando siamo giunti ormai al sesto minuto di gioco, 0-0 ancora qui al Stefano Lotti di Poggi Bonzi, tra Poggi Bonzi e Grosseto. Anticipo di Raito su capitan Galbiati, palla però che resta ai padroni di casa, sbaglia il controllo Simone Ciolli. Berretti per il Grosseto, apertura per Faenzi, Faenzi salta proprio Simone Ciolli, Berretti e Faenzi, prova a servire Nigiotti o Boccardi, il servizio però è corto, è lo stesso Faenzi che torna indietro e recupera la sfera, Sabatini, Boccardi, Sabatini prova a scendere lungo la fascia, controlla male, rimessa laterale per il Leone Poggibonsese. Sarà rinvio dal fondo che verrà effettuato da Diorio, grossetano, ex Grosseto ed ex Gavorrano. Bravo, bravo in questa finta May sulla pressione di sul pressing alto da parte di Vento. Cicali, Cicali sicuramente una delle note più liete in questo Poggi Bonzi, molto di questo merito sicuramente di Alessio Bifini che l'ha saputo valorizzare adeguatamente. Giocatore dotato dal punto di vista tecnico, un po' discontinuo, ma quest'anno si è messo sicuramente in mostra in maniera molto positiva. Rimessa dal fondo per il Grosseto, Nunziatini, Ciolli, giornata sicuramente primaverile, temperatura sui 24 gradi, quindi chi è in campo sta veramente bene anche a maniche corte, no Fabio? Sì, intanto vediamo se questa pressione di Faenzi dalla destra con Diorio che stoppa la palla può va a rilanciare. Ah, molto caldo in campo, molto caldo, probabilmente con la temperatura che c'è forse siamo al limite per giocare una partita senza che i giocatori in campo poi ne subiscano troppo il calore. Comunque questo sta staccando questa verticalizzazione di Raito. Volevo concludere quello che ho detto in precedenza, Grosseto che è molto rimaneggiato nei ranghi della rosa, come vedete in campo non ci sono gli stranieri, i due sudamericani davanti. Intanto c'è questa conclusione da parte di Cicali che si perde sul fondo e che ricordavamo che Vegnaduzzo ha un problema, però è presente in panchina.
invece i fastidi, i guai fisici costringono Invernizzi al forfè quest'oggi. Infatti in panchina abbiamo solo Cipolloni e Vegnaduzzo, che sono dei giocatori cosiddetti non in quota, e tutto il resto della panchina sono posti dal 98-99. C'è anche il 2000 Polidori, quindi non ha altri cambi mister danesi per quanto riguarda giocatori di esperienza. Ci sono i due squalificati da tenere presenti, i giocatori che avevano saltato anche la partita poi sospesa per l'infortunio dell'arbitro. Quindi in totale ci sono 4 indisponibili veri e propri, anche, ricordiamo anche dagli innocenti, che non è, degli innocenti che non è più tornato a disposizione della rosa, e quindi dunque sono 4 assenze pesanti, considerando che poi oramai da tempo non fanno più parte, insomma, così delle rotazioni della prima squadra, giocatori importanti come De Carolis e Molinari, che stanno però facendo molto bene con la Juniores, che stanno trascinando alla vittoria del campionato. Juniores che proprio ieri ha vinto fuori casa contro il Cecina, rete sul rigore se non andiamo errati da parte proprio di Molinari, che in quella formazione è il capitano, oltre che il bomber per eccellenza, e il vice capitano in quella formazione è proprio De Carolis. Due elementi che secondo noi è un peccato che siano stati dirottati per vari motivi, non stiamo qui ad approfondirli, nella formazione Juniores. In questo momento della stagione avrebbero fatto assolutamente bene, crediamo, alla causa unionista della prima squadra. Batte questa punizione in avanti Capitan Galbiati, c'è la respinta di testa della retroguardia biancorossa, palla contesa tra Vento e May, allontanata da Simone Ciolli, terra di nessuno, la recupera Ciolli, arretra Berretti, Berretti attende che i compagni si schierino, di testa arriva all'anticipo di Ticci, Cosimi schierato come esterno basso di destra, Sabatini in orizzontale per Cosimi con tanto di velo da parte di Berretti, ancora Berretti in avanti, fallo d'ostruzione da parte di Ciolli su Faenzi, l'arbitro dice che è tutto regolare. Tiro sconclusionato da parte di Berretti, troppo alto per essere considerato una vera azione pericolosa. Intanto c'è a terra Boccardi, che ha trovato il muro fisico da parte del numero 5 Ticci, e quindi in questo momento c'è l'arbitro che si sincera delle condizioni dell'attaccante Maremmano. Tutto bene, i due giocatori Boccardi e Ticci si scambiano la mano, fallo assolutamente fortuito, involontario da parte del difensore giallorosso. Probabilmente un colpo al volto, alla bocca, infatti si stava facendo... Sì, impressione non, c'è stato, non c'è stato l'intervento del medico sanitario, se non vedo errato, semplicemente il massaggiatore, sì, team manager, c'è Faenzi, Matteo Faenzi, quindi ovviamente la protesta si prolungava di Boccardi sul contatto in area dopo alcune piccole scaramucce anche col direttore di gara in precedenza. Per il momento sta arbitrando assolutamente bene, aveva arbitrato molto bene secondo noi anche Moretti, probabilmente uno dei migliori arbitraggi visti in questa stagione nelle partite del Grosseto, poi quell'infortunio che i tifosi biancorossi veramente hanno maledetto, perché regolamento alla mano ha costretto le due squadre nuovamente ad affrontarsi in questo recupero, ricordiamo il terzo stagionale, è incredibile. Crediamo ce ne siano pochi a livello statistico di precedenti come questo. Intanto sì, abbiamo accanto a noi il nostro collega ed amico Filippo Tecce del Corriere di Siena e Tivedo TV. Pippo, come vedi questa partita? Un po' lenta, a dire la verità. Meglio il Grosseto, più propositivo e più aggressivo. Poggiunzi non mi sta molto convincendo l'approccio. Onestamente fa anche fatica a ripartire. Tanti errori banali, tecnici, non un grande avvio secondo me. Meglio il Grosseto.
Senti, a proposito di regolamento, durante la settimana si è fatto un gran parlare, è chiaro che è stato applicato, nulla da dire, non vogliamo polemizzare sulla capacità o meno di portare a termine la partita da parte dell'arbitro Moretti, che come abbiamo detto aveva fra l'altro arbitrato molto bene. Credi che comunque ci sia, visto il ripetersi di casi così frequenti, la necessità di rivedere un regolamento a livello dilettantistico per quello riguarda l'articolo 17, nello specifico il recupero delle le sospensioni delle partite, il recupero insomma in caso di infortunio dell'arbitro? Chiaro, la regola è quella e quindi va applicata. Poi sul fatto che debba essere riformata, insomma, una partita come quella del 25-26 di marzo, che sei all'84esimo, il Grosseto fondamentalmente la stava controllando, era palese che il Poggibonsi avrebbe avuto delle difficoltà, sarebbe stato quasi impossibile che potesse riagganciare, comunque recuperare il risultato. È ovvio che ci sia un danno per il Grosseto, come sarebbe stato per il Poggibonsi a parti invertite, per cui sicuramente questa regola in alcuni frangenti è fallace, è sbagliata, rischia di essere un danno per chi poi si trova a veramente avere un risultato tra le mani e vedersi delegittimato di questo risultato, però chiaramente poi la regola è questa e dobbiamo rispettarla. Senti, durante la settimana prima di Pasqua ho avuto modo di sentire mister Bifini, ci siamo fatti gli auguri insomma pasquali, parlavamo delle situazioni generali, si tocca con mano il gran lavoro che è stato fatto di ricostruzione da parte del mister ma della società stessa, partita praticamente da zero dopo i disastri precedenti. Sì, io credo prima ci sia stata una rinascita societaria, quindi un rimettere a posto i conti, un ritrovare serenità, credibilità, questo è stato positivo. Poi è arrivata quella tecnica, grazie a quello che era stato fatto in estate, ma grazie anche direi al mercato di dicembre, dove comunque è arrivato Crocetti, è arrivato Miccoli, è arrivato Rustici, e quindi assemblando le due cose e dando anche atto a Bifini di aver fatto bene, perché lui col suo gruppo di lavoro ha fatto bene. Secondo me il Poggibonsi deve pensare a vincere queste tre partite che restano, e poi anche se non dovesse fare i playoff non lo vedrei come un dramma. È chiaro, hai sbagliato 8 rigori su 14, hai chiuso il girone di andata segnando 17 reti su 15 partite, vado a memoria, quindi è normale che insomma questi sono numeri che poi ti vanno a penalizzare, soprattutto se davanti a te hai, attenzione a sta palla dentro veloce, soprattutto se tu hai davanti squadre che vanno fortissimo come lo sono state la Coiopelli e il San Gimignano. Grazie Filippo. Intanto abbiamo visto il secondo corner battuto dal Grosseto, la conclusione proprio di Berretti, deviata in calcio d'angolo, terzo corner della partita, 3-0 il conteggio quando siamo giunti quasi al 17esimo minuto del primo tempo tra Grosseto e Poggibonsi, cioè Poggibonsi e Grosseto per la precisione, 0-0 il risultato. Ritmi sicuramente non troppo alti, il caldo si sta facendo sentire. Qualche sbavatura della retroguardia giallorossa, ma ci scappa questa ripartenza. Sbaglia tutto clamorosamente Mazzoni, fuori gioco comunque. Quindi non annotiamo nulla, dovremmo vedere il momento della partenza in precedenza. Comunque ci diceva appunto Filippo che il passaggio è stato da parte di De Pasquale. Raito, Mesinovic, Berretti di prima intenzione apre in avanti, buona guardia del centrocampo giallorosso, finta di Mazzoni, favorisce De Pasquale. Fallo. Sta toccando De Pasquale. È andata a spiegarsi Raito.
Speriamo non si tratti nulla di grave. Il giocatore comunque era dolorante. Si sta rialzando. Una botta al fianco destro. Intanto il gioco riprende. Il cross di Simone Ciolli. Arriva il primo corner per il Poggibonsi, 3-1, 1-3, diciamo il conteggio, 3-1 per il Grosseto. Batterà questo calcio d'angolo proprio Mazzoni. Accanto a lui Cicali, assembramento nell'area biancorossa, allontana di testamento, di prima intenzione di esterno sinistro, colpisce la sfera Capitan Galbiati. Palla largamente sul fondo, lontanissima dai legni, difesi da Nunziatini. Ventesimo superato da 14 secondi, 0-0 De Pasquale. Recupera il Grosseto con Berretti dopo il precedente tentativo di Miccoli. Berretti, Raito, Mesinovic. Sale Mesinovic, sbagliato il servizio di Mesinovic per Faenzi. Mazzoni lascia correre la palla giuntagli da De Pasquale, poi il numero 9 Crocetti a manovrare. Serve Simone Ciolli, intervento falloso di Cosimi. Si sono persi effettivamente l'uomo. A vuoto. È buona questa azione del Poggibonsi, pericoloso con Bomber Crocetti quando siamo giunti al, crediamo, al 21esimo. Debole però il tiro di Crocetti, parata di Nunziatini. Sicuramente le due azioni pericolose fino a questo momento. La punizione al quarto da parte di Berretti, deviata con difficoltà da Di Iorio, un calcio d'angolo. E adesso questa azione manovrata da parte del Poggibonsi con la conclusione nata da movimento spalle alla porta di Crocetti, tiro però non irresistibile, pur se scoccata dall'interno dell'area, e parata di Nunziatini. Rischioso l'intervento troppo soft della retroguardia unionista su questo tentativo di recuperare il pallone degli avanti valdelsani. C'è da stare attenti, il Grosseto ha subito diverse reti in questi frangenti, lo ricordiamo anche in Coppa col Massa Martana all'andata. Piuttosto, Fabio, cosa dire di questa situazione? Grosseto costruito per vincere, campionato che ormai ha visto essere estromesso il grifone dalla lotta per la prima posizione, e Coppa che doveva essere il viatico per arrivare in Serie D, trofeo che ha regalato l'estromissione dei biancorossi dopo una prestazione sfortunata però sottotono contro il Massa Martana, che nei due incontri ha meritato il passaggio di turno. Vediamo questa azione del numero 11 sulla sinistra, ancora con Mazzoni. Beh, qui non scopriamo nulla di nuovo, fondamentalmente la stagione è stata giocata male contro le piccole, e contro le piccole è finita male l'avventura di Coppa, che magari poteva essere il ripiego rispetto al campionato. Invece, complice anche tante decisioni strane che abbiamo visto nel corso della stagione, non mi riferisco all'infortunio dell'arbitro dell'ultima settimana, ovviamente, non solo a quella dove c'è stata molta dietrologia, ma insomma, una stagione contraddistinta da tante polemiche anche
dal punto di vista dell'arbitraggio. Intanto questa palla servita splendidamente da Crocetti per Mazzoni, che ha lasciato scendere la sfera e poi ha tirato con convinzione, sfiorando il palo alla destra di Nunziatini. Poggi Bonzi vicino al vantaggio. Vediamo adesso il minuto. Abbiamo il timer proprio posizionato sul bianco del pallone, ecco il 25esimo, diciamo. Apertura di Berretti per Cosimi. Un po' allungato il Grosseto, non c'è un grande collegamento tra centrocampo e attacco, tanto che ha dovuto lanciare in avanti. Arriva questa punizione dal limite, buona opportunità per i biancorossi. Fallo, ci è sembrato, di Mei su Boccardi, no, su Faenzi. No, è Boccardi. È già capitato più di una volta, purtroppo, che il Grosseto si è trovato scoperto in situazioni di inferiorità numerica a difesa della propria porta. Non solo l'occasione precedente di Mazzoni, ma anche quella dove c'è stato poi l'errore sul passaggio di De Pasquale, che poteva essere uno contro uno. Tre conclusioni del Poggi Bonzi non buone dal punto di vista stilistico, però molto pericolose. Adesso invece ci prova sul calcio piazzato il Grosseto, se ne occuperà come sempre lo specialista Berretti. Barriera composta da sei uomini. Palla a girare da parte di Raito, bello il gesto tecnico, brividi lungo la schiena per Diorio, però palla che supera di poco la traversa e finisce sul fondo. E invece ci va a sorprendere invece con Raito, che è un giocatore che conosciamo, tutto mancino, però con altre caratteristiche. E dunque, se all'andata magari aveva sorpreso Berretti su quel calcio di punizione battuto da Raito questa volta voleva fare quel gol che era si era attribuito, probabilmente forse sarebbe stato anche suo, chi lo sa, però cancellato dalla sorte, ci è andato molto vicino questa punizione tagliata tutta di mancino. Intanto 27esimo minuto, la partita si sta un po' accendendo sia a livello agonistico che come occasioni. Sovrastato magnificamente da Ticci Vento, che poi ricadendo si fa male. Arriva la munizione per proteste a questo punto per il numero 6 Massimiliano Mei del Poggi Bonzi. Ventisettesimo, c'è la prima munizione. È per il Poggi Bonzi queste reiterate proteste da parte di Mei. Il rammarico di mister Bifini è proprio quello di essere partito un po' in ritardo, perché insomma ha disputato un girone di ritorno davvero importante. È stato anche la sua l'unica formazione che è andata a violare nettamente il campo della Poiopelli. Un risultato roboante, una prova di forza, una partita pressoché perfetta dei giallorossi a Santa Croce sull'Arno. Quindi giustamente, chissà con questi rinforzi attuali il Poggi Bonzi dove sarebbe potuto arrivare. Ricordiamo che ai termini di regolamento, avendo il Poggi Bonzi una penalizzazione, se si dovessero fare i playoff, per sperare nel passaggio in Serie D, il Poggi Bonzi dovrà vincere non solo la fase regionale, ma anche quella nazionale, una delle sette finali nazionali. Quindi andare sul campo direttamente in Serie D, altrimenti non potrà ottenere nessun tipo di ammissione o ripescaggio. Difficile in realtà anche per il Grosseto, un ripescaggio
per quello che riguarda i punteggi stagionali, mentre potrebbe sperare il Grosseto nel caso in una missione tiro palo rete, vantaggio del Poggibonsi, palo di Cicali e sulla ribattuta del pallone in campo rete di Crocetti, vantaggio al 30°, 29°. Poggibonsi in vantaggio. Questo è un risultato che insomma costringerebbe il Grosseto veramente a battere la Poio Pelli. Beh, un po' molle in questa fase di gioco il Grosseto. Ora penso di non sbagliarmi, ma ho visto che c'era anche una chiara trattenuta su Berretti, che poi ha lasciato andare via il giocatore, se n'è andato, l'ha lasciato proprio libero la possibilità poi di calciare. Un bella la conclusione, ha cercato l'angolo Cicali, ha preso il palo interno, poteva già segnare con quella conclusione, poi solo in mezzo all'area di rigore, quindi ancora una volta la difesa troppo sbadata, ha dato la possibilità di concludere con la botta a Crocetti. Direi che da quanto ho visto negli ultimi 20 minuti di gioco, ho visto tolti proprio i primi 10, solo Poggibonsi in campo, Grosseto forse un po' poco motivato, visto che è la terza volta che gioca questa partita, però può darsi che sia semplicemente l'andamento, insomma, quasi sonnolento della gara poi a farmi dire questa cosa. Però negli ultimi 20 minuti penso solo il Poggibonsi con qualche ripartenza ha fatto qualcosa, vedo poca verve nella formazione biancorossa, solo qualche calcio piazzato. 31° minuto, batte Galbiati questa punizione, scodella il pallone in avanti in mezzo all'area, tocco di testa, vediamo a chi viene attribuito, l'ultimo è di May, sarà rinvio dal fondo per il Grosseto. Fallo fischiato a Boccardi. Ammutoliti i tifosi biancorossi. Ciolli. Galbiati, May, Ciolli si fa rubare palla da Faenzi, però il tocco di Faenzi termina in fallo laterale. Ticci, grande traversione in avanti per Cicali, Cicali controlla di testa, poi mette giù con il sinistro, uno contro uno con Cosimi si rifugia in fallo laterale, sarà rimessa giallorossa. Crocetti va alla conclusione ribattuta provvidenzialmente, probabile fallo, sì, ravvisato, gioco pericoloso da parte di Capitan Galbiati. La punizione per il Grosseto quando siamo giunti al 33° minuto e 25 secondi di questo primo tempo, con il risultato che è cambiato al 29° gol per il Poggibonsi di Crocetti dopo un precedente palo colpito da Cicali.
Qui è pericoloso proprio questi lanci con la difesa completamente scoperta. Terzini sono già saliti, c'è proprio poca precisione, ma anche svogliatezza poi nell'azione. È vero che c'è molto, molto da recriminare, molte assenze. Queste sono le classiche azioni per prendere l'imbarcata. Si prende così semplicemente lanciando con la difesa scoperta, così è molto facile. Ho provato a immaginarmi al posto dei giocatori che avevano vinto la partita, ritrovarsi a giocarla ed essere sotto, cosa può passare in questo momento nelle loro teste. Sicuramente ci sarà qualche imprecazione contro la sorte beffarda. Mesinovic, Raito. È chiaro che in questo caso si può parlare di sfortuna vera, perché insomma una partita 2-0 all'84esimo ormai vinta, doverla ripetere per un infortunio dell'arbitro non è cosa usuale. E adesso il destino ci sta mettendo del suo, con il Poggi Bonzi in vantaggio sul Grosseto per 1-0. Berretti contrastato efficacemente da Galbiati, facilità sulla fascia destra nella manovra Poggi Bonzese. Sabatini non riesce ad allontanare il pallone, rallenta comunque l'attacco giallorosso. Cicali, Galbiati in mezzo per De Pasquale, va a vuoto. A vuoto De Pasquale, recupera il pallone Nunziatini. Cosimi, Faenzi, Cosimi, muro di Galbiati che poi serve in corsa Cicali, troppo lungo il pallone rasoterra per il numero 10 Valdelsano, palla in fallo laterale. Poggi Bonzi a questo punto è chiaro che ha tutto l'interesse a mantenere bassi i ritmi. Fallo di mano da parte di Berretti, è abbastanza evidente il controllo di avambraccio del centrocampista biancorosso. Sì, ma la cosa preoccupante al di là dell'andazzo del generale della partita è che il Grosseto non aveva nessuna necessità di esporsi come ha fatto per più di una volta. 3-4 contropiedi, anche qui sul gol che è arrivato sulla sinistra con la difesa tutta mal posizionata, poi alla fine è un eccesso di portarsi in avanti. Invece adesso, ora che il Grosseto deve creare qualcosa di più, sta vedendo che è completamente sovrastato nelle fonti di gioco, non riesce assolutamente a esprimere né il gioco in velocità sugli esterni né quello passando da Berretti, perché praticamente con la mediana a 5 Alessio quest'oggi, Alessio Bifini per esempio, riesce in quello che non è riuscito due settimane prima, quando Grosseto praticamente sulle corsie laterali aveva bloccato tutto il gioco e Poggi Bonzi. L'altro aveva previsto due settimane fa, si vedeva una certa pressione su Mesinovic, che è un giocatore che per caratteristiche tende a portare il pallone diversi metri in avanti. La partita del 25 marzo questo tipo di accorgimento era stato eluso perfettamente da Mesinovic, quest'oggi no, nel senso che quest'oggi ha cambiato proprio modo di approcciare il match Bifini, centrocampo più folto. E c'è la copertura sulle corsie laterali, che invece con le aperture dell'ultima partita è stata la mossa vincente, invece c'è sempre la diagonale portata con tre giocatori talvolta che vanno direttamente a coprire sull'esterno. Comunque come ora è andata a intasare, non ha trovato sulla diagonale Boccardi l'inserimento dell'esterno, e quindi è una partita che il Grosseto deve vincere con un'altra arma, deve cambiare idea di gioco. Difficile riuscire a farlo con questo tipo di prestazione. Vantaggio meritato da parte del Poggi Bonzi, nulla da dire, cresciuto con il passare dei minuti. Di testa questo passaggio da parte di Balestra, che mette in difficoltà Di Iorio,
costringendo l'estremo difensore giallorosso a un intervento difficoltoso in due tempi. May, Galbiati in avanti per Simone Ciolli, Mesinovic in anticipo spazza e manda il pallone in tribuna. Noto secondo me anche una certa stanchezza nei giocatori che hanno fatto tutta la partita mercoledì contro Massa Martana. Mi sembra di vedere meno fiato anche in alcuni giocatori. Sicuramente può influire la partita di mercoledì. Io credo che a questo punto sia importante riuscire a disputare i play-off. Ma io, guarda, non mi nascondo, considerato che nessuno in questa categoria vuole disputare i play-off, se non forse, non lo so, San Gimignano, perché può nel caso non vinca il campionato richiedere il ripescaggio. Penso non ci sarà nessuno che cercherà di dare una mano al Grosseto per fargli fare i play-off, quindi credo che se il Grosseto non fa risultato oggi e non vince le prossime due partite non verranno disputati. Oltretutto il play-off è una strada molto ardua per chiedere il ripescaggio. Se c'è la volontà della società di chiedere il ripescaggio, si può anche fare avanti subito. Calcio d'angolo, secondo corner per il Poggi Bonzi, 2 per i padroni di casa, i corner 3 quelli battuti dal Grosseto. Il risultato però sta sorridendo ai giallorossi. Quando siamo giunti al 40° minuto e 30 secondi del primo tempo, batte Mazzoni. Contatto in area, batte Mazzoni. Di testa Raito anticipa Nunziatini facendolo andare a vuoto, poi arriva questa rovesciata da posizione impossibile. Tici di testa all'indietro per Di Iorio. May, ancora una volta è completamente scoperta la corsia sinistra. Anche questo tiro è presuntuoso, possiamo dirlo, ma è già tentato anche nella partita che abbiamo visto sospesa. C'erano 10 metri tra Sabatini e l'uomo a cui doveva marcare. Cioè, Grosseto sulle corsie laterali sta soffrendo proprio in fase di posizionamento. Ecco Boccardi che va in pressione o accenna una pressione su Di Iorio, Mesinovic, Berretti, Ciolli, ancora Berretti, tutta a destra Cosimi. Berretti, anticipo netto di Ticci, Berretti recupera la sfera. Fa buona guardia May di testa, Mazzoni adesso spostato sulla destra, va via a Sabatini, Crocetti, Miccoli, palla che arriva a Cicali. Cicali. Buona guardia su di lui da parte di Cosimi. Cicali va sul fondo, aveva l'opportunità di andare alla conclusione, invece si è portato la sfera sul fondo. Buona opportunità per il Poggi Bonzi. Minuti e 10 secondi, 1-0 per il Poggi Bonzi nel recupero della 26esima giornata del girone A di Eccellenza. Vincendo i giallorossi si porterebbero a 3 punti dal Grosseto, in realtà sarebbero virtualmente pari perché ci sono i 3 punti di penalizzazione che pesano sulla classifica dei padroni di casa, ma tant'è, da -6
il divario scenderebbe a meno 3. E chiaramente sarebbe una distanza che il Grosseto non potrebbe più portare sopra 10 punti o a 10 punti, perché mancherebbero due giornate, quindi sarebbero 6 punti da conquistare. Quindi al massimo il Grosseto potrebbe ritornare a 9 sul Poggi Bonzi, ammesso che il Grosseto vincesse le due successive partite e Poggi Bonzi ne perdesse due. Questo è il ragionamento che sicuramente ha fatto Alessio Pifini, il quale confida nella vittoria del Grosseto nei confronti della Cuoio Pelli, per vedere garantito ai suoi ragazzi l'accesso ai playoff, così come al Grosseto. È certo che insomma il Grosseto sta vivendo un periodo non felice, nemmeno fortunato, questo è un dato di fatto incontestabile, al di là di colpe vere o presunte. Infortuni di vario genere, giocatori, dell'arbitro, insomma tutto piove sul bagnato, come si suol dire. E poi la partita di oggi si è messa in una maniera tale che il Grosseto arriva sempre secondo su tutti i palloni. Tanto lo speaker che al nostro fianco ha indicato il recupero, avete potuto vedere in campo 3 minuti di recupero, come se non so, ci fossero state due sostituzioni, ma insomma, 3 minuti di recupero aggiuntivi per vedere se c'è un po' la sveglia nei confronti dei giocatori del Grosseto. Mi sembra addormentati abbastanza. Più che altro l'unica opzione di gioco, visto che non arrivano i tagli, sono questi cross in aria dove non c'è né Vegnaduzzo né Vernizzi, ma c'è vento che probabilmente, innescato quando c'è la possibilità di giocare in profondità, potrebbe fare qualcosa di buono. Però oggi purtroppo c'è anche la doppia defezione dei due centravanti, quando col Massa Martana hanno giocato tutti e tre contemporaneamente. Vedremo un po' quello che riesce a tirar fuori, a cavar fuori dai suoi danesi nell'intervallo. Arriva la munizione per Raito al 46esimo, 45esimo più un minuto di recupero. Numero 16 Raito è stato proprio quello uno dei motivi di critica nei confronti di mister Danesi nella partita contro il Massa Martana. Il Grosseto si sarebbe qualificato alle semifinali nazionali con un turno assolutamente agevole, che magari avrebbe potuto anche spianare la strada alla finale di Firenze del 25 aprile. Invece a 10 minuti dalla fine è arrivata questa beffa, la rete del Massa Martana. Dicevano i tifosi che, ecco, magari in quel frangente mister Danesi non aveva necessità di tenere 3 punti in campo. Beh, questo è un po' a col senno di poi. Fondamentalmente questo ha fatto poco per dover poi accelerare così tanto negli ultimi minuti. Ci poteva essere anche un atteggiamento più equilibrato, magari. Quello è anche colpa dei giocatori, come abbiamo ripetuto noi, che hanno mangiato in campo più di un'occasione buona per battere quella che è una modesta squadra di un campionato simile a quello toscano, quello umbro, quindi una società che stava cercando di mantenere la categoria. E come è successo spesso e volentieri anche, vedi, con l'Urbino Taccola, il Grosseto scivola sulle partite più agevoli. Era quintultimo il Massa Martana in campionato. Credo che nessuno, ma io dico nessuno, veramente avrebbe scommesso sul passaggio del Massa Martana. Anche ora qualche errore. Arriva in questo istante il fischio dell'arbitro, le squadre vanno al riposo dopo 3 minuti di recupero con il Poggi Bonzi in vantaggio per 1-0. Sentiamo brevemente se può venire Filippo Tecce per un brevissimo commento di questi primi 45 minuti. Filippo, dopo un inizio di marca biancorossa è uscito fuori il Poggi Bonzi, rete meritata e anche altre apprensioni create alla retroguardia biancorossa. Sì, fondamentalmente dato quel mio intervento poi è scomparso quasi spiegabilmente dalla partita del Grosseto.
il Poggio Ponzi è chiaro, se li lasci, se sbaglia meno tecnicamente, li lasci spazio, poi hai giocatori che la possono risolvere. Ricordavo all'andata lo Zecchini che Cicari sbagliò un gol abbastanza clamoroso in area, azione simile a Crocetti non sbaglia, non perdona, e quindi giustamente credo il Poggio Ponzi avanti. Adesso sta difendendo basso e credo stia legittimando il vantaggio concedendo poco. Però vedo un Grosseto un po' spento, quasi scoraggiato, non ho visto una reazione d'orgoglio, vediamo cosa cambia nella ripresa. Dicevo appunto in cronaca, a tuo parere cosa può accadere nella testa di una squadra che già ha delle difficoltà dovute, ecco, a un'eliminazione clamorosa, avere vinto di fatto una partita all'84esimo e poi ritrovarsi a disputare per la terza volta questo recupero e adesso essere sotto? Una cosa pesante, perché l'avevi vinta, poi la devi rivincere, adesso vai sotto. È un Poggio Ponzi molto più organizzato rispetto alla partita di andata, secondo me, soprattutto nell'attaccare la porta, perché ha molta più qualità. Un ragazzo come Miccoli, 99, secondo me sta facendo bene, gli sta dando un palleggio che prima non aveva. Mazzoni a corrente alterna, però sicuramente un giocatore in eccellenza, ci sta benissimo. Cicali anche qui non è continuo, però poi in certe azioni sa essere un giocatore risolutivo. E ovvio, con l'innalzamento anche della crescita di Crocetti e Meva, a chiudere il cerchio, allora una squadra competitiva, e dovesse oggi vincere sarebbe la settima vittoria di fila. Quindi insomma è una squadra che inevitabilmente dei valori ce l'ha, però ti ripeto, il primo quarto d'ora secondo me è buono del Grosseto, anche se poi si vede che davanti non ci sono gli attaccanti titolari, poi chiaramente è sparito dalla gara e c'è bisogno di una reazione, questo è inevitabile. D'accordissimo con te, direi assolutamente da condividere questa analisi da parte di Filippo Tecce. Fabio, un tuo giudizio? No, e poi... io mi sono preoccupato solo perché secondo me Cosimi non sta bene sulla destra, non perché non sta giocando alla sua altezza, ma penso proprio fisicamente abbia dei problemi, si è toccato anche alla fine, proprio quando è fischiato l'arbitro l'intervallo, quindi ci sono diversi giocatori che secondo me stanno patendo qualche problemino dovuto anche a rimasugli della Coppa. Grosseto che è da ritemprare negli spogliatoi, non c'è possibilità di attingere alla panchina perché sono tutti ragazzi giovani e quindi serve un episodio e serve un pochino più di grinta. Bene, per il momento ci congediamo da voi, torneremo a raccontarvi questo secondo tempo, vedremo se il Grosseto riuscirà a reagire e perlomeno a trovare il gol del pari, sarebbe importante per mantenere a distanza di sicurezza il Poggio Ponzi anche in chiave terzo posto, però la montagna da scalare quest'oggi sembra molto alta. A tra poco.
con il numero 18 Tuoni. Siamo nuovamente in diretta. Siamo allora nuovamente in diretta per questo secondo tempo che si apre con la sostituzione. Si era un po' intuita alla fine del primo tempo, quindi primo cambio nel Grosseto, è entrato Tuoni al posto di Cosimi, che si è toccato proprio in chiusura della frazione, sarà visto che non stava bene, e poi c'è l'ingresso, visto che si è scaldato a lungo nel corso dell'intervallo, di Vegnaduzzo, ed esce il numero 11 Nigiotti, e un cambio tutto da, insomma, da analizzare. Quindi doppio cambio, no scusate, è sbagliato, era il numero 9, ha fatto vedere adesso Matteo Fenzi, ci ha fatto vedere adesso il numero esatto, e quindi il cambio dell'attaccante è Vincenzo Vento, allora, che va a uscire, quindi resta in campo Nigiotti, che effettivamente è qua davanti alla panchina di Danesi. Quindi partiti con un po' di ritardo, sono le 16.06, ma non ci aspetta nessuno, perché tanto il campionato è fermo. Quindi ricomincia il secondo tempo con Poggi Ponzi in vantaggio per 1-0, il gol di Crocetti realizzato nel primo tempo attorno alla mezz'ora di gioco. Quindi doppio cambio nel Grosseto, un cambio forzato, necessario, perché Cosimi effettivamente non mi sembrava in condizioni tali da poter disputare tutta la partita. Entra Tuoni, che va quindi a occuparsi della corsia di destra, sì, effettivamente è il terzino destro dello schieramento a 4 della difesa biancorossa, e c'è l'unico cambio spendibile degli uomini di movimento, che è quello di Vegnaduzzo, che non è andato al top, intanto recupera palla il Poggi Ponzi, ma rimedia Mesinovic. E quindi vai Yuri per la cronaca di questo secondo tempo. Bene, ben trovati per questi secondi 45 minuti di gioco. Grosseto che dovrà scalare, come abbiamo detto, al termine del commento della prima frazione, una montagna. È chiaro che il vantaggio ha motivato ulteriormente i ragazzi di Bifini. Abbiamo avuto occasione di parlare con mister Ercolino del San Gimignano, presente qua insieme a alcuni giocatori e dirigenti neroverdi ad assistere alla partita. Abbiamo scambiato un po' di opinioni. C'è incredulità proprio anche per l'eliminazione, per come è avvenuta in Coppa. Allontana il pallone Galbiati, c'è l'anticipo di Mesinovic su Crocetti. Sarà una punizione per il Poggi Ponzi. Intercetta il pallone Raito porta la sfera, poi è costretto sulla pressione di Miccoli a alleggerire su Ciolli, palla al piede, avanza Raito, Ciolli, recupera Miccoli, Galbiati, ancora Miccoli, servito da De Pasquale, Miccoli, serve il numero 2 Balestra, duello con Sabatini, l'ultimo tocco è dell'esterno sinistro Maremmano, Balestra però ha già rimesso in gioco Cicali. Balestra batte e ribatte vicino al fallo laterale. Faenzi innesca Boccardi in velocità, punizione, arriverà un giallo inevitabile per Ticci. Il secondo giallo del Poggi Ponzi al 48esimo. Poteva essere una buona occasione per il Grosseto. Palla battuta da Berretti, Vegnaduzzo, rete! Pareggio del Grosseto. Arbitro annulla. Su segnalazione del. Non l'ha toccata nessuno, però. Cioè, sono abbastanza convinto.
Cioè, posso dare la mia versione di qua. Questa sarebbe stata gol di Berretti, non l'ha toccata nessuno, però sul può dare, può essere anche che l'arbitro abbia visto che c'è stata un'interferenza, il gioco c'erano almeno due giocatori davanti al portiere. Posso dire che Vegnaduzzo non l'ha toccata proprio. Poi sulla posizione di offside sto alla decisione del secondo assistente. Comunque il pareggio ancora una volta sarebbe arrivato dai piedi di Berretti. In questo caso nessuno aveva toccato la palla e viene annullata, quindi il possibile 1-1 del Grosseto. 50esimo, vedremo poi le immagini se faranno recriminare o meno i biancorossi. Berretti prova a lanciare sulla destra Faenzi. Faenzi, Vegnaduzzo, deviazione da parte di Mei, recupera il pallone Boccardi, Boccardi all'indietro per Sabatini, Sabatini sbaglia tutto, un tiro cross senza alcuna pretesa, finisce tra le braccia di Diorio che attende il piazzamento dei compagni, rinvio. L'ultimo tocco è di Sabatini che ha anticipato Mazzoni, rimessa laterale Valdelsana, se ne occuperà Balestra, classe 99, Miccoli, Balestra, intuisce il traversone di Balestra Berretti, poi Berretti si complica la vita con il pallone che gli rimane sotto, adesso Tuoni in avanti prova il lancio per Faenzi che di fatto sta agendo sull'out destro mentre il ruolo di Cosimi è stato preso, un po' di apprensione nel rinvio di Nunziatini che poi si rifugia in fallo laterale sulla pressione di Crocetti. Mentre c'è una prima squadra che ha delle difficoltà, c'è la formazione juniore, se ricordiamo prima nel proprio girone, nel girone D, girone regionale, a tre giornate dal termine i grossetani hanno 3 punti di vantaggio sulla squadra rimasta ad inseguire, il Castelfiorentino. Questo comunque è il segnale che nonostante tutto, in un'annata piena di recriminazioni, si comincia a seminare qualcosa di importante a livello giovanile. Gabbiati, Balestra, anticipato Crocetti da Mesinovic, errato il tocco di Vegnaduzzo che intendeva servire Faenzi, palla in fallo laterale quando siamo giunti al 9° della ripresa. Cinquantaquattresimo minuto.
Galbiati, Miccoli, centrocampo, manovrano decisamente meglio, i padroni di casa hanno anche più qualità. Tocco in fallo laterale di Tuoni, Mazzoni, Berretti supera Ciolli, Faenzi lancio lunghissimo fuori misura per Boccardi e Vegnaduzzo. Giotti su tre, l'arbitro lascia correre il fallo di Miccoli, probabilmente tutto regolare. Fair play in campo, sono fermati i giallorossi, potevano tranquillamente arrivare alla conclusione, sono fermati vedendo che Nigiotti ha continuato a toccarsi, dolorante. Io questo momento negativo del Grosseto azzarderei anche per strammatizzare che domenica contro la Coiopelli gioca la Juniores. Oppure possiamo scegliere. Non è una provocazione, forse perché rientrano due squalificati, forse 11 giocatori ci arrivano, proprio davvero tra infortuni e situazioni precarie potrebbe giocare la Juniores. E questo poi sarà uno dei motivi che analizzeremo in fondo alla stagione. Sì, magari non conviene farlo perché potrebbe dire che Grosseto ha falsato il campionato, però insomma c'è anche questa necessità. Chiaramente a San Gimignano faranno il tifo per il Grosseto domenica prossima, hanno tutto l'interesse. Sabatini non corre rischi e si rifugia in calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo anche per il Poggibonsi, 3-3 il conteggio. C'è il cambio nel Grosseto, entra Zoppi ed esce Nigiotti, quindi entra il numero 77 ed esce il numero 98 con il numero 77 al tredicesimo della ripresa, 58esimo. Spinge di pugno Nunziatini. Palla sui piedi di Cicali, Galbiati apre per Mazzoni sulla destra, troppo lungo il servizio, palla in fallo laterale. Di testa prova Vegnaduzzo per Zoppi. Berretti, Ciolli è costretto sulla pressione di Miccoli a servire Nunziatini gli restituisce il pallone, capitan Ciolli avanza a palla al piede, Raito, lancio di Raito, rincorre la sfera a Zoppi, ravvisato un fuorigioco.
Punizione battuta da Ticci, di testa svetta Ciolli, Boccardi, punizione, controllo di avambraccio da parte di Boccardi, giusto il fallo ravvisato dall'arbitro De Vincentis di Taranto. È chiaro che poi sul giudizio finale di questo, di questa conduzione di gara peserà positivamente o negativamente il gol non concesso dal Grosseto su questa punizione battuta da Berretti. Vedremo se è stata giusta la decisione della terna o meno. Gol che è raggiunto al 49esimo. Oggi Bonzi invece ha segnato al 29esimo del primo tempo, lo ricordiamo, con Crocetti. Toni Mesinovic, l'esterno destro, pessimo pallone per i compagni. Cicali, salta netto Tuoni, Veronica di Cicali, applausi per lui. Tutti tranne quello di Bifini, perché è stata un'azione poi fine a se stessa. L'ha mandato un po' anche a quel paese, perché è tornato sui suoi passi. Sì, abbiamo detto anche in precedenza, Cicali è un giocatore molto dotato tecnicamente, che quest'anno ha fatto piuttosto bene, anche se in maniera un po' discontinua, grazie a Bifini che ha creduto in lui. Pertanto è un po' croce e delizia per mister Bifini. Sabatini, in mezzo all'area, Vegnaduzzo, sponda per Zoppi, anticipato dai giocatori di casa. Poi il tiro di Raito, pallone sul fondo, qualche fischio per il centrocampista Maremmano. Il centrocampista Maremmano, che da quanto ho appreso parlando all'intervallo alcuni giocatori non indistinta dei biancorossi, sta giocando con un infortunio, con un problema muscolare. Quindi mi è stato assicurato che anche lui, non solo Cosimi, sono scesi in campo, meno Mati, questo pomeriggio. Abbiamo detto, piove sul bagnato. È una giornata di sole, ma piove veramente sul bagnato in casa biancorossa. Ci dovrebbe essere un cambio nelle file del Poggi Bonzi. Abbiamo visto il pronto, la sostituzione dovrebbe essere per Mazzoni, quindi Mazzoni verrà cambiato, vediamo con chi. Si perde un po' di tempo, probabilmente la punizione sarà battuta prima della sostituzione. Andiamo a vedere con questa profondità, col Grosseto adesso però un po' scoperto che deve coprire con Boccardi. Tocchetto di Boccardi su Mazzoni, che dovrebbe essere il giocatore che poi va a essere sostituito. Sì, esatto, esce proprio Mazzoni. Ed entra il numero 15 Caponi. Al 18esimo della ripresa, quindi 63esimo minuto, primo cambio per i padroni di casa, esce il numero 11 Mazzoni sostituito da Caponi con il numero 15. Leggermente meglio il Grosseto nella ripresa rispetto al primo tempo, ma troppo poco per impensierire seriamente la retroguardia valdelsana. Bifini si è potuto permettere un cambio di qualità, adesso vediamo se riesce a far gestire ancora meglio i suoi. Intanto questa azione sulla sinistra, vediamo col cross di prima intenzione, c'è la deviazione che si sarà calcio d'angolo. Quarto corner grossetano, 4-3 per il Grosseto il conteggio dei corner. Calcerà Berretti. Rete!
rete. Questa volta Ciolli, questa volta è valido. Andrea Ciolli, capitano del Grosseto, arriva al pari del biancorosso al 19esimo, 64esimo minuto, 1-1 il risultato. Calcio di piazzato, dicevamo anche nel primo tempo, per l'andamento della partita il Grosseto aveva fatto piuttosto poco sul piano dell'azione manovrata. Arriva su calcio piazzato, Berretti è lo specialista di tutti quanti i tiri da fermo, calcio scodellato questa volta non sulla testa di Vegnaduzzo, che solitamente è il diciamo così, il designato per andare a colpire di testa. Ci arriva Andrea Ciolli sul secondo palo, la mette là, ho visto che in tuffo ha provato Di Iorio a mano aperta, non è riuscito a mandare la palla fuori dalla porta, l'ho visto insaccarsi proprio là sulla rete alla destra di dove era posizionato Ciolli. Quindi 1-1 coronato immediatamente, direi. Iuri, il dal mio punto di vista seppur timido inizio di ripresa, comunque buon secondo tempo del Grosseto, che ha già effettuato i tre cambi, forse i tre giocatori spendibili di Danesi subito in campo in questo invio di ripresa. Sì, va detto che la rete è arrivata sul calcio piazzato, dicevamo la difficoltà del Grosseto a rendersi veramente pericoloso pur avendo migliorato l'approccio e anche diciamo la pressione offensiva, ma si stava difendendo senza grandi affanni il Poggi Bonzi, che ha dimostrato una certa debolezza sui calci piazzati, come nella partita sospesa anche in precedenza nel gol annullato. Quindi il Grosseto, a mio modo di vedere, dovrà puntare proprio sui calci piazzati per cercare di sovvertire il pronostico. Gabbiati allontana Tuoni, difende il pallone Boccardi riesce ad andare via due giocatori, Boccardi, bella azione di Boccardi, Sabatini a centrocampo per Berretti per Tuoni mette giù il pallone, cross di Tuoni in mezzo all'area, May non corre rischi e di piatto sinistro manda in calcio d'angolo. Quinto corner biancorosso, tre quelli invece giallorossi. Adesso è il Poggi Bonzi che deve preoccuparsi dei calci piazzati, perché ha dimostrato di avere dei problemi. Il Grosseto fra l'altro ha anche discreti saltatori in campo in questo momento. Su tutti sicuramente Vegnaduzzo e Ciolli, ma anche Mesinovic. C'è un giocatore a terra che vediamo sta per essere soccorso dai massaggiatori della formazione di casa. Quindi per il momento l'arbitro non ha dato l'ok per far ripartire il calcio d'angolo. Ecco, tutto pronto. Si strattona una vicenda May e Ciolli, il calcio d'angolo battuto da Berretti attraversa tutta l'area e finisce direttamente in fallo laterale, rimessa che verrà effettuata da Balestra. Cambio chiamato da Mister Bifini, vediamo chi entrerà. Dovrebbe entrare il numero 14, Rustici dovrebbe entrare, probabilmente De Pasquale, vedremo se ce la farà. Già pronto il cambio, però. Pronto il cambio. Sì, esce proprio De Pasquale, infortunato. Poggi Bonzi sostituisce il numero 8 De Pasquale. Ed entra il numero 14, Rustici. Siamo giunti, vediamo se
24esimo della ripresa. Manovra nuovamente il Grosseto, che si appresta intanto a effettuare un'altra sostituzione, sarà la quarta. Dovrebbe uscire Raito, che è il giocatore che ha stretto di più i denti di tutti quelli che sono stati schierati in campo, con Clamati, cioè che ci sono stati confermati problemi atletici. Fallo commesso da Zoppi su Rustici, ecco il cambio, esce Grosseto, sostituisce il numero 16 Raito con il numero 90 Lazzarini. Esce Raito sostituito da Lazzarini, numero 90. Quarto cambio nelle file unioniste. Lazzarini, uno dei giocatori che ha fatto stabilmente l'altalena tra la prima squadra e la formazione juniores. Miccoli di testa prova a servire Rustici, Berretti. C'è la segnalazione del guardaline. Probabilmente verrà segnata una punizione. Berretti, nel tentativo di difendere la sfera che stava per terminare sul fondo, ha messo giù il numero 14 Rustici. Batterà questo corner corto, diciamo così, Cicali. Alla sua sinistra eventualmente Rustici. Barriera 2 del Grosseto all'interno dell'area, ci sono Zoppi e Faenzi, Zoppi si allontana, va a prendere in custodia visiva Rustici, proprio Rustici, cross lungo attraverso tutta l'area, May recupera la sfera, Galbiati rischia il Grosseto con questo controllo difficoltoso di Sabatini, però poi bravo l'esterno sinistro ad allontanare. Pericolo scampato per i maremmani. ...27 minuti e 28 secondi della ripresa. 1-1 il punteggio qui allo Stefano Lotti di Poggibonsi, tra Poggibonsi e Grosseto, i marcatori al 29esimo del primo tempo. È stato il Poggibonsi a portarsi in vantaggio con Crocetti, mentre al 64esimo è giunto il pareggio bianco-rosso con Ciolli, calcio piazzato, colpo di testa vincente di Ciolli. Nel mezzo il gol annullato al 49esimo al Grosseto. Un risultato di pareggio potrebbe star bene ad entrambe le formazioni. Il Grosseto accorcerebbe un punto sia sul Cuoiopelli che sul San Gimignano, chiaramente sempre per il discorso dei playoff, e manterrebbe inalterati i 6 punti sul Poggibonsi. Si sarebbero 6 punti con 2 giornate da giocare, quindi il terzo posto sarebbe quasi blindato. C'è ancora da giocare comunque metà di questa ripresa, anche se i ritmi sono piuttosto bassi. C'è diversi cambi, ancora sostituzioni possibili per Bifini. Diciamo che Poggibonsi in questo secondo tempo è apparso un po' assente. Il Grosseto ha fatto abbastanza bene, però ci si scontra con evidenti limiti oggi dovuti anche alle prestazioni e alle condizioni dei giocatori. Non è un caso che giocherà più o meno più di 20 minuti Lazzarini, un giocatore che ha avuto pochissimo minutaggio in campionato.
giustissimo questa osservazione, non si tratta di voler trovare scusanti di nessun tipo, però è chiaro che insomma venire a giocare una partita a Poggi Bonzi senza quattro titolari non è semplice. Poi ci sono infortuni più o meno importanti che si stanno portando avanti da tempo. Ciolli, l'impegno sicuramente c'è stato come sempre, dobbiamo dire. Berretti, Boccardi, Sabatini avanza qualche metro, poi Boccardi, Berretti attende la sovrapposizione da parte di Lazzarini, ma pallone intercettato dal Poggi Bonzi, adesso è il Grosseto che a sua volta fa sua la sfera. Buono il lancio di Berretti per Faenzi, ma Faenzi non fa in tempo a raggiungere il pallone e Balestra tra l'altro era pure scivolato. Ci sarà il terzo cambio del Poggi Bonzi, esce il numero 3 Andrea Ciolli ed entra il numero 13 Batoni. Sostituisce il numero 3 Ciolli con il numero 13 Batoni. Siamo giunti al trentesimo, quasi 31 della ripresa, quindi 76esimo diciamo della ripresa, terzo cambio in casa giallorossa. C'è stato un tocco sicuramente involontario con l'avambraccio da parte di Berretti che ha interrotto un'azione di marca giallorossa, voleva la punizione Miccoli, l'arbitro ha lasciato correre. Fuori misura anche questo pallone servito per Lazzarini. Batoni tocca il primo pallone, palla subito in fallo laterale. Abbiamo qua vicino a noi anche il direttore generale Giacomo Guidi del Poggi Bonzi. Giacomo, una partita che il Poggi Bonzi ha condotto con merito a lungo, però ha mostrato delle pecche su questi calci piazzati, un po' diciamo il tallone d'Achille di questa squadra. Per noi è anche una cosa nuova, innanzitutto buonasera a tutti, perché abbiamo subito penso due gol quest'anno su calcio d'angolo, quindi è anche una cosa nuova, però nell'ultima partita facciamo un po' di fatica sui calci piazzati. Vabbè, cercheremo di lavorarci durante la settimana per le prossime partite. Oggi penso comunque che il Poggi Bonzi abbia dimostrato tutta la sua forza, abbiamo recuperato diversi giocatori confronto a due settimane fa, stiamo molto bene fisicamente anche, ora oggi i primi caldi possono un po' dare noia nell'arco finale della partita. Senti, come parti interessate, parte grossetana noi, voi come Poggi Bonzi, quanto è importante poter arrivare a questi playoff? Sicuramente chi ci sta davanti si augura nel bene e nel male che non vengano disputati, immaginiamo, ma ecco, potrebbero essere delle mine vaganti questo tipo Poggi Bonzi ai playoff per tutti. Personalmente penso che Poggi Bonzi e il raggiungimento dei playoff sia una cosa bellissima, perché all'inizio dell'anno siamo partiti senza obiettivi, con la rinascita della società completa nuova ci siamo riusciti. Raggiungere i playoff sarebbe un ottimo traguardo, ovviamente dipende tanto dalle squadre davanti a noi e speriamo che rallentino nelle ultime due partite e si disputino playoff. Comunque sarebbe fondamentale, perché eventualmente stando le cose così ci potrebbe essere un Grosseto Poggi Bonzi in semifinale. Sì, ci potrebbe riessere un altro Grosseto Poggi Bonzi, e questa dopo la Coppa Italia le tre partite di campionato ci potrebbe riessere anche ancora una volta Grosseto Poggi Bonzi. Non ci stanchiamo mai di giocare tra di noi. Vabbè,
il blasone, se non altro, rende vivo questo campionato, insomma, e per le piazze, per la storia che hanno, sta un po' stretta a tutte e due. Sì, questo campionato sta stretto sia al Poggi Bonzi che al Grosseto, e spero che tutte e due le squadre ritornino nei prossimi anni in campionati molto più importanti di questo dell'eccellenza, perché sono due squadre molto blasonate anche a livello regionale e Grosseto anche a livello nazionale, insomma. Grazie Giacomo, in bocca al lupo per il vostro proseguo di campionato, un lavoro che abbiamo già detto affrontato durante il primo tempo con Filippo Tecce, eccezionale dal punto di vista sia societario che tecnico. Il girone di ritorno del Poggi Bonzi è lì a testimoniarlo. Quarto cambio anche per il Poggi Bonzi, uscirà Cicali, entrerà il numero 16 Antonaccio. Trentacinquesimo della ripresa, ottantesimo minuto. Un grazie come sempre anche all'Unione Sportiva Poggi Bonzi per averci fatto sentire a casa come sempre, ci hanno accolto benissimo. C'è un altro cambio anche per il Grosseto, Iuri ora probabilmente entra Corradi nel Grosseto, ora vediamo, quindi numero 99, Michele Corradi. Allora, il cambio è di Grosseto che fa uscire Nicola Sabatini, quindi il cambio sulla corsia Mancina, ed entra Michele Corradi, altro 99, quindi al 36esimo minuto della ripresa. Giocatore anche Corradi che vediamo per le primissime volte, insomma. Sì, anche lui ha aggregato diverse volte con la prima squadra. È uno dei punti fermi della formazione juniores, che abbiamo detto sta conducendo il proprio girone regionale. Ammonizione rossa. Espulsione al 37esimo. Rosso diretto. Sinceramente da qua non sappiamo. C'era sembrato, diciamo, un fallo sicuramente da sanzionare, però non abbiamo avuto la percezione del rosso, ma l'arbitro era molto più vicino di noi, prendiamo atto, non possiamo fare altro. Si tocca il volto giocatore, quindi probabilmente l'arbitro avrà visto probabilmente un contatto con... Gamba alta, pericolosa, e magari ha toccato il viso. Volto. Chiaramente per l'andamento abbiamo detto sempre un po' molto blando della partita, su questi interventi del genere non ne avevamo visti, dovrebbe essere Tuoni probabilmente. Sì, Tuoni era quello, si toccava il volto, si è rialzato comunque, sinceramente ripetiamo. Non... diretto in una partita che poi alla fine ha avuto pochissimi duelli duri, però l'arbitro era effettivamente più vicino di noi anche delle nostre telecamere, quindi... Io non mi sento di esprimermi assolutamente su questo fallo, che effettivamente è nato, come si dice, come un fulmine a ciel sereno. Sì, ci ha sorpreso tutti quanti, sinceramente, vista l'inerzia della partita. Partita che aveva riservato solamente 3 ammoniti, 2 per il Poggi Bonzi, 1 per il Grosseto. Quasi una partita, diciamo, per i ritmi da scapoli ammogliati, Fabio. Sì, perché poi probabilmente il caldo in campo si è sentito ancora maggiormente rispetto a quanto lo sentiamo noi nella nostra postazione, ora si è leggermente velato, però i ritmi in campo sono stati quelli di fine campionato e Caponi ha giocato veramente poco. A questo punto possiamo considerare che siamo giunti al 38esimo minuto del secondo tempo. È entrato al 63esimo. Quindi ha giocato veramente poco. Grosseto in superiorità numerica proverà a gestire questa parità con meno apprensione. Vegnaduzzo di testa gira per Lazzarini un po' legnoso nel controllo, Tuoni, Corradi, anticipato da me provvidenzialmente. No, rinvio dal fondo. Sì, ma si erano arrabbiati proprio perché chiedevano il fuorigioco, ma il secondo assistente non lo ha segnalato, quindi Corradi ha avuto la possibilità di battere a rete, in realtà non ha nemmeno inquadrato la porta quando ha impattato sulla palla, proprio da giocatore inesperto si è fatto probabilmente
quasi affossare dall'avversario e quindi ha calciato in orbita. Però a dire di tutto poteva essere un'occasione da gol per il Grosseto su questa mancata segnalazione del secondo assistente, infatti si è arrabbiato molto la retroguardia di casa. Sì, era una palla di quelle pericolose. Rinvia Di Iorio di testa Ciolli, adesso è in vantaggio Zoppi sulla pressione giallorossa, non rischia, pallone in tribuna, la pressione era stata fatta da Rustici. Balestra, Crocetti, rimessa assegnata al Grosseto, l'ultimo tocco secondo l'assistente, il primo assistente La Rosa, si chiama Samuele La Rosa di Firenze, l'ultimo tocco è stato proprio di Crocetti. Manovra al Grosseto con Capitan Ciolli, Berretti, Tuoni, Mesinovic, Ciolli, Boccardi, Berretti, Begnaduzzo intelligentemente prova a girare ma tocco un po' sporco, quindi intercettato da Galbiati, poi Batoni, Crocetti, gli ruba palla Berretti. Battuta già la punizione proprio da Berretti, Mesinovic, Ciolli, 41 minuti e 10 secondi della ripresa, 86esimo. Grosseto sull'1-1 ma con un uomo in più, espulso all'82esimo con rosso diretto Caponi, che era entrato, pensate, al 63esimo minuto al posto di Mazzoni. E ora il Poggi Bonzi gioca con Crocetti solo là davanti, molto staccato, serra i ranghi, la formazione di Alessio Bifini, due linee piuttosto strette, quindi questo è tornato a fare quello che si è visto nei primi minuti di gioco, cioè a impostare azioni cercando di attaccare, vediamo se in 5 minuti produce anche qualcosa. Faenzi su balestra, bravissimo Faenzi, entra in area, poi legge benissimo l'azione Galbiati che recupera la sfera, ma il Grosseto ancora in avanti, Boccardi apre su all'indietro su Zoppi ancora all'indietro su Ciolli, Mesinovic, poteva essere gestita meglio secondo noi la palla. Vuol dire che fondamentalmente è un pareggio che può star bene a tutte e due, forse sta meglio al Grosseto che al Poggi Bonzi, quindi poi alla fine a questo punto, visto anche le grandi critiche sono piovute, penso che la gestione debba essere culata anche dei risultati. Sì, indubbiamente. È chiaro che con il pari il Grosseto, come abbiamo detto, blinderebbe virtualmente il terzo posto, gli basterebbe un punto nelle prossime due partite. Il problema appunto è che il Grosseto non deve perdere contatto con chi lo precede per non arrivare, non incappare nella famosa soglia dei 10 o più punti di distacco che vanificherebbero la disputa dei playoff. Attualmente verrebbero disputati, ci sarebbe una semifinale tra Grosseto e Poggi Bonzi allo Zecchini, la vincente affronterebbe la seconda in classifica, che attualmente è il San Gimignano. Berretti, Tuoni, tiro deviato, Corradi, Tuoni, Lazzarini. Sì, Lazzarini, è stato Lazzarini. Ciolli, avanza Ciolli, Zoppi serve Berretti, lungo lancio proprio per Lazzarini, ma palla che termina in fallo laterale. 44 minuti, manca un minuto al termine dell'incontro, presto vedremo
probabilmente 5 minuti saranno concessi. Mi piacerebbe sapere poi nel dopo parità se c'è stato anche qualche forma di sciopero da parte del tifo dei tifosi biancorossi, perché quest'oggi non l'ho mai visti diciamo così partecipi della partita. Sì, sai, noi abbiamo seguito anche sui social la posizione dei tifosi biancorossi, che reputano di aver subito un'ingiustizia, pertanto loro reputano che la partita si sia conclusa con la vittoria del Grosseto per 2-0. 5 minuti intanto, i minuti di recupero. Vediamo, sono stati segnalati 5 minuti, però ecco, adesso viene confermato 5 minuti di recupero. Era stato perché probabilmente non erano ancora trascorsi i 90 minuti, con circa 20 secondi di anticipo aveva alzato la segnalazione, l'ha detto, 5 minuti di recupero già iniziati. Berretti, Tuoni, buono l'impatto di Tuoni nella partita, si è mosso bene, inserito bene. Lancio peccato fuori misura per Faenzi. Comunque un Grosseto sicuramente migliore nella ripresa rispetto al primo tempo. I cambi hanno sortito l'effetto sperato, considerando le difficoltà direi che insomma bisogna vedere le cose in maniera positiva. Ma sì, infatti io ho definito il pareggio come risultato positivo per il Grosseto, quindi non deve commettere alcuna ingenuità in questi minuti finali, oltretutto con l'uomo in più rispetto al Poggi Bonzi. Buono l'inserimento dei ragazzi che hanno giocato di meno. Non è il Grosseto arrembante o il Grosseto perfetto che viene a vincere qui 2-0 poco prima che si infortunasse l'arbitro. Ma è anche vero che è un altro Poggi Bonzi, che è un'altra formazione, quella di Bifini, quindi una partita che è stata vissuta con fasi di gioco completamente diverse rispetto a quella precedente. Il Grosseto, non mi piace nasconderlo, ma è venuto qui con defezioni tali che ha rischiato dopo qualche minuto di essere già fuori dalla partita dopo aver preso il gol da parte di Crocetti. Ultimi 3 minuti di gioco di questo recupero di 5 minuti finale. Boccardi servito dal lancio dalla retroguardia effettuato da Mesinovic. Berretti, Mesinovic, ancora Mesinovic, guarda i compagni orizzontalmente per Capitan Ciolli. Ciolli largo per Boccardi, legge bene Balestra, tocca per il numero 14 Caponi. Caponi alleggerisce per Ticci, Balestra sulla pressione di Boccardi controlla male, pallone che termina in fallo laterale. Zoppi all'indietro per Ciolli. Ciolli. Fischiato fallo in attacco a Faenzi. Quarantottesimo del secondo tempo, quindi 3 minuti di recupero già andati, restano 1 minuto e 50 secondi, dopodiché l'arbitro manderà le squadre negli spogliatoi per il termine di questa partita. Ancora fallo laterale per il Grosseto, va a recuperare il pallone Boccardi dopo il tocco di testa di Balestra. Zoppi, Ciolli, Mesinovic, Ciolli, è passato praticamente 1 minuto e Balestra già 3 volte si è rifugiato in fallo laterale su questi traversoni per Boccardi. Magari è il caso di cambiare qualcosa. Zoppi,
Zoppi, Berretti, Ciolli, Mesinovic, lunghissimo, pallone sul fondo, 40 secondi al triplice fischio. Sentiamo anche dei commenti di sollievo quando sbagliano da parte del tifo presente nella tribuna di Poggi Bonzi. In fondo, nessuna delle due squadre ci sta a perdere, per questo magari il pareggio può essere un punto guadagnato per entrambe. Comunque il Grosseto sta cercando proprio di andare avanti coi piedi di piombo, cioè non forza assolutamente. Poggi Bonzi è tutto nella propria metà campo a difendere, anche lo stesso centravanti. In questo punto la partita che non si doveva giocare forse finisce con un pari e patta. Sì, al terzo tentativo vediamo concludere Grosseto e Poggi Bonzi. Unione Sportiva Grosseto che va a pareggiare questo recupero della 26ª giornata qui allo stadio Lotti di Poggi Bonzi, quindi Unione Sportiva Poggi Bonzi e Unione Sportiva Grosseto 1-1. Le squadre non si sono alla fine fatte male, si sono divise la posta. Meglio il Poggi Bonzi nel primo tempo, leggermente meglio invece il Grosseto nella ripresa. Risultato che alla fine crediamo accontenti tutti, e anche perché entrambe le formazioni accorciano di un punto su chi le precede, e il Grosseto da parte sua blinda virtualmente questa terza posizione nella speranza di poter effettuare i playoff. Fabio, vuoi dire qualcosa? Beh, Edoardo, il nostro esame non cambia poi alla luce di quello che è il risultato finale. Il Grosseto ha fatto un avvio interessante di partita, ma troppo poco. Il Poggi Bonzi ha fatto 20 minuti, anche mezz'ora, dove ha sinceramente fatto le cose migliori. Ha fatto occasioni da gol, anche quelle fermate dalla bandierina sono state da interpretare come un chiaro atteggiamento offensivo e propositivo dalla formazione di Bifini, che ha meritato sicuramente il vantaggio. Alla lunga pensavamo che avesse anche la forza per far ulteriormente male al Grosseto che si è presentato incerottato, va detto, al di là è al netto di tutte le problematiche che ha avuto il Grosseto negli ultimi tempi e delle critiche giuste che poi ha subito su quello che è un cammino deficitario per quanto riguarda gli obiettivi da centrare quest'anno. Nel secondo tempo il Grosseto è andato meglio, ha fatto tre cambi quasi in avvio, la squadra ha messo pressione, non ha creato tantissimo sul piano del gioco, ci poteva già stare il pareggio a mio avviso su quel calcio di punizione di Berretti, si è alzata la bandierina dell'assistente, è arrivato il pareggio successivamente sempre sul calcio piazzato però con la testa del capitano Andrea Ciolli, bene così, perché l'1-1 poi alla fine abbiamo visto che è un risultato che può andare bene a tutte e due. Le condizioni del Grosseto attuale eravamo un po' scettici che ci sarebbe potuta essere una grande reazione, quindi complimento per il secondo tempo. E Poggi Bonzi ha già fatto vedere che comunque è una squadra che sicuramente, se non molla la presa, può far bene anche nei playoff. Sì, credo ci sia poco da aggiungere, sentiamo il commento finale di Filippo Tecce e dopodiché vi saluteremo. Filippo, alla fine un pareggio che accontenta tutti. Sì, palese, dai. Chiaramente palese. Il Grosseto ha smesso fondamentalmente di verticalizzare. Poggi Bonzi sarà tutto rintanato, per cui un punto che alla fine va bene a tutte e due. È avanti ognuno per la propria strada. Vediamo poi quello che sarà l'esito, soprattutto in ottica playoff, ovviamente, per quel che riguarda sia il Grosseto che il Poggi Bonzi. Insomma, credo il Poggi Bonzi bene gli ultimi 30 minuti del primo tempo. Nel secondo era partito tenendo bene, anche se poi ci sono delle evidenti difficoltà nelle palle inattive, l'abbiamo visto in Coppa Italia, nella partita sospesa l'abbiamo visto oggi, quando il Grosseto va a mettere queste palle con Berretti che a piede va sempre in difficoltà, però alla fine dai un pareggio giusto considerando anche l'assenza del Grosseto che quando ha messo Vegnaduzzo cambia tanto secondo me. Senti, un'ultima cosa in ottica non tanto playoff perché dobbiamo aspettare prima che vengano disputati, ma vittoria del campionato, su chi scommetteresti tra Cuoio Pelle e San Gimignano? Non scommetto su nessuno, però è difficile trovare anche una squadra che possa meritarselo più dell'altra per quello che hanno fatto, quindi se c'è giustizia una la vince direttamente, l'altra magari playoff, però al di là di questo cosa ti devo dire, si gioca talmente sui dettagli che non lo so, hanno fatto un campionato straordinario tutte e due giocando un calcio diverso.
però considerando quello che hanno fatto nel campionato col Poggibonsi e col Grosseto insieme, fai fatica a dire se lo merita l'uno o l'altra, insomma, per cui complimenti a quello pelle San Gimignano. Mi accodo a te, effettivamente va riconosciuto il campionato straordinario disputato dalle due battistrada. Grosseto sarà probabilmente giudice di questa contesa, perché domenica prossima il campionato riprenderà con la 29esima giornata e la Poio Pelli verrà a far visita all'Unione Sportiva Grosseto, allo Zecchini, una partita che si annuncia calda. La speranza è che il Grosseto sia nelle migliori condizioni per poter vendere cara la pelle. Da Iuri Galgani per Grosseto Sport e GSTV è tutto, un grazie a Fabio Lubrani, un grazie anche a Beatrice Uvelli e un ringraziamento va anche al nostro fotografo in campo, Ilario Uvelli. A presto.